Buonasera, sono Alessandro Fo, insegno letteratura latina all'Università di Siena e mi occupo anche di poesia contemporanea. Come latinista mi sono occupato soprattutto di Virgilio, ho tradotto l'Eneide, ho tradotto Catullo, il Liber di Catullo, ho tradotto le Metamorfosi, tutti per Einaudi. E anche un oscuro poeta tardo antico che fa un bel viaggio invernale molto romantico che si chiama Rutilio Damaziano. Il suo poemetto si intitola Il Ritorno. Però tengo un po' i piedi in due scarpe, l'antichità e la modernità, e mi piace raccordarle anche con dei raffronti, e quindi coltivo anche la letteratura contemporanea, in particolare la poesia. Io stesso scrivo poesie, ho pubblicato un paio di raccolte da Einaudi, Corpuscolo nel 2004, Mancanze nel 2014, e recentemente ho avuto occasione di avvicinarmi ancora di più alla fascinosa prospettiva di cercare schegge di poesia nei libri degli altri, lavorando con una collega che si chiama Maria Rosa Tabellini. Ha un'antologia per le scuole che si intitola Lo sguardo di chi legge. E proprio da questa antologia mi permetterò di attingere qualche materiale per parlare con voi di un tema poetico e studiarlo nella sua diacronia fra voci dell'antichità e voci della modernità. E questo tema è uno dei tanti temi che la poesia riesce a mettere in una sua posa particolare, come abbiamo detto in una nostra precedente conversazione, ed è il tema delle varie età dell'uomo. Ora vi chiederò scusa se starò un po' in piedi, un po' seduto, cercherò di attraversare questo tema sfruttando proprio uno dei moduli di questo libro che vi ricordavo, appunto Lo sguardo di chi legge, un modulo dedicato appunto a questa diversa, sgranata osservazione delle singole età dall'infanzia alla vecchiaia. È l'occasione per sentire insieme alcune voci poetiche e vedere come, per usare un'espressione di una poetessa che si chiama Viviane Lamarck, formino un coro grande, pur nella loro specificità di singole voci. La voce dei classici, intesi come classici greci e latini, che sarebbero i miei più vicini referenti, ci offre un frammento molto antico di un poeta attivo nell'ambiente spartano che si chiama Alcmane. E Alcmane scrive delle poesie per dei cori femminili, e vorrebbe potersi unire alla danza che accompagna queste poesie. Però ormai l'età non glielo consente, ed ecco dunque subito un cortocircuito fra la giovinezza, che si esprime nella gioia del canto e della danza, e la vecchiaia. E Alcmane vorrebbe essere un cerilo, che è un Martin Pescatore, il maschio delle Alcioni, per potersi unire a queste Alcioni che cantano e danzano in giro. Sono quattro versi di un frammento che noi leggiamo nella traduzione dei Lirici Greci di Quasimodo, il quale come sapete tutti, ha molto praticato gli antichi, sia greci che latini, e le cui traduzioni dei Lirici Greci sono poi raccolte anche nel Meridiano, Mondadori, delle sue poesie, della sua produzione artistica. C'era una leggenda secondo cui, quando il maschio delle Alcioni era anziano, le giovani Alcioni lo aiutavano a volare, e forse Alcmane si riferisce anche a questa leggenda, ma in ogni caso i suoi versi sono così evocativi che possono essere compresi anche senza riferimento a questo particolare erudito. O fanciulle, che il dolce suono seguite con soave voce, non più le membra o docili,
Fossi il cerilo che con le alcioni passa sereno sul fiore dell'onda, uccello di primavera, colore delle conchiglie. Ecco, quattro soli versi che però ci portano in un ambiente così lontano, in un mondo così lontano, in questa luce marina. In questo modulo che vengo leggendo insieme a voi per scoprire queste voci relative all'età dell'uomo, convivono, come proprio di questa antologia, voci di classici e voci di poeti moderni, italiani e stranieri, alcuni più celebri e altri meno canonizzati. Fra le grandi voci della tradizione italiana, il momento dell'età è qui rappresentato da un notissimo sonetto di Petrarca, il sonetto 90 dei Rerum Vulgarum. Vulgarium frammenta. Erano i capei d'oro a Laura sparsi. Questo perché, secondo le più recenti interpretazioni, questo sonetto ci parla del grande amore che ha segnato la vita di Petrarca, o che Petrarca vuole che noi pensiamo l'abbia segnata, l'amore per Laura. E però, sembra osservare la bellezza di Laura nel momento in cui è quasi sfiorita, nel momento in cui è vicina all'attimo in cui verrà poi divorata dalla peste nel 1348. E allora ecco i capei d'oro Laura sparsi, ecco lo sguardo pieno di luce, ma di una luce che adesso è venuta meno. E di quei begli occhi cor ne son sì scarsi della luce, del vago lume che un tempo li contrassegnava. Vale la pena forse di leggerla insieme, anche se è un testo molto noto. Erano i capei d'oro Laura sparsi, che mille dolci nodi li avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea di quei begli occhi cor ne son sì scarsi. E il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso, mi parea. I che l'esca amorosa al petto avea, qual maraviglia se di subito arsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavano altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole fu quel che vidi, e se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco non sana. La piaga d'amore non si risana solo per il fatto che l'arco si è allentato, che la bellezza di Laura è venuta meno. Qui due età della stessa persona vengono comparate, la giovinezza radiosa e la maturità che già declina verso un venir meno del fascino iniziale. L'altra grande voce classica di questo gruppo di testi, classica nel senso che è moderna, ma è già diventata famosissima e a scuola è sempre molto letta, è la voce di Saba, di Umberto Saba che ritrae la sua bambina, ho qui una copia del canzoniere, è una poesia del 1920, quando la sua bambina Linuccia aveva 10 anni. È una copia un po' vissuta e chiedo scusa se appunto ha qualche slabbratura, ma anche le singole copie hanno le loro storie di borse, cassetti, scaffali, traslochi. E questa poesia è una poesia che a tutti è nota perché trasferisce l'incanto della fanciullezza nella nostra fantasia sull'ala di immagini molto tenere, leggere, delicate. La mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi, colore del cielo e dell'estiva vesticciola. Babbo, mi disse, voglio uscire oggi con te. Ed io pensavo, di tante parvenze che s'ammirano al mondo, io ben so a quali posso la mia bambina assomigliare, certo alla schiuma, alla marina schiuma che sull'onde biancheggia, a quella scia che esce azzurra dai tetti e il vento sperde.
anche alle nubi, insensibili nubi, che si fanno e disfanno in chiaro cielo, e ad altre cose leggere e vaganti. Ecco, il mondo dell'infanzia come mondo delle cose leggere e vaganti. E fra queste cose leggere e vaganti, che sono qui tratteggiate secondo una metrica tradizionale, con i suoi endecasillabi tutti rigorosamente al loro posto, c'è anche il furto di una parola detta da una voce infantile. Babbo, mi disse, voglio uscire oggi con te. Questa battuta che è risuonata un giorno del 1920, quasi un secolo fa, anzi un secolo fa, in una strada di Trieste, è rimasta nelle pieghe dei nostri fogli e torna sull'ala della poesia a farsi sentire e a colpirci con quella freschezza e quella tenerezza degli anni infantili. In questa rosa di testi che vi vengo proponendo, l'età infantile è accostata anche da un altro punto di vista, che è quello del poeta americano Billy Collins, da una sua raccolta che si intitola, nella traduzione italiana, A vela in solitaria intorno alla stanza, è una traduzione italiana edita dall'editore Fazzi di Roma. Un'opera che Collins ha scritto nel 2001, quando aveva già più all'incirca 50 anni, più di 50 anni, ma guarda all'indietro a quando era bambino, e quando era bambino esattamente di 10 anni, come la figlia di Umberto Saba, trovandosi a svoltare così la pagina del primo grande numero della sua vita a due cifre. E qui naturalmente interviene una tipica impostazione di una certa linea poetica, e cioè l'impostazione ironica, il leggere le cose con uno sguardo sorridente, con un compiacimento divertito. Questo bambino guarda alla sua età di 10 anni con quella stessa, diciamo così, tentazione di lamentela che hanno i grandi quando compiono 40, 50, 60 anni e si guardano indietro dicendo: ormai sono vecchio, quanti anni ho passato. Sentite che bel testo da proporre ai nostri ragazzi. Compiendo 10 anni, l'idea stessa mi fa sentire come se mi fossi buscato qualcosa, qualcosa di peggio di tutti i mal di pancia o mal di testa che mi vengono a leggere con poca luce, una specie di morbillo dello spirito, gli orecchioni della psiche, una deturpante varicella dell'anima. Mi dici che è troppo presto per guardare indietro, ma lo dici perché hai dimenticato la perfetta semplicità di avere un anno e la bella complessità introdotta dal due. Ma posso starmene sdraiato a letto e ricordare ogni cifra. A 4 ero un mago arabo. Potevo diventare invisibile bevendo un bicchiere di latte in un certo modo. A 7 ero un soldato. A 9 un principe. Ora invece sto spesso alla finestra a guardare la luce del tardo pomeriggio. Allora non spioveva mai così solenne sul lato della mia casa, sull'albero. E la mia bicicletta non si poggiava mai al garage come fa oggi con tutta la sua velocità blu prosciugata. Questo è l'inizio della tristezza, mi dico, mentre attraverso l'universo con le mie scarpe da ginnastica. È ora di dire addio ai miei amici immaginari, è ora di girare il primo grande numero. Mi sembra solo ieri che credevo che sotto la pelle non ci fosse altro che luce, se mi tagliavi non potevo che splendere. Ma ora, quando cado sui marciapiedi della vita, mi pelo le ginocchia, sanguino. Con questo tocco drammatico, diciamo così, dell'aver perso la luce interiore immaginata un tempo, per ritrovarsi il banale sangue
sui marciapiedi della vita, attraversando niente meno che l'universo con le scarpette da ginnastica del ragazzino. È bello come si osservi il tramonto fuori dalla finestra, che è sempre un momento che volge disio naviganti, come diceva Dante, che induce a una meditabonda malinconia. E lì, in questa luce del tramonto, c'è la bicicletta a sua volta appoggiata al garage, quasi come stremata, quasi come senescente, ella stessa. Una poesia scritta da un poeta ormai vicino alla senilità, guardando a un'infanzia e prendendosi in giro come se fosse un bambino che lamenta la massa di tempo che gli si è scaricata addosso. In questa antologia che sto usando come strumento c'è una consuetudine che è quella di confrontare dei testi o fra loro o con delle opere d'arte. E il modulo che riguarda appunto le età inizia con un confronto fra un famoso quadro di Gustav Klimt, Le tre età della donna. Questo quadro delle tre età della donna, in cui c'è una bellissima fanciulla con la sua bambina in braccio e un'anziana che si copre lo sguardo come a non contemplare ciò che appartiene al suo immediato futuro e ciò che appartiene al suo decadimento fisico, rappresentato con tutta una selva di rughe. E questo quadro è messo a confronto con una serie di poesiole di un poeta contemporaneo di Milano, edito da Garzanti, Tiziano Rossi, un poeta che ha vinto nel 2000 con questo libro il premio Viareggio, libro che si intitola Gente di corsa, che consiste in una serie di istantanee, si vedono anche ad apertura di pagina, brevi quartine che fotografano persone di varie età, dalla infanzia all'adolescenza, alla maturità, alla vecchiaia, per poi tornare all'infanzia, ciascuna con quattro versi, proprio uno scatto, un'istantanea. E in questa antologia sono raccolti cinque scatti che riguardano l'adolescenza, perché per l'adolescenza si è pensato di guardare proprio ai ragazzi che frequentano la scuola. E Tiziano Rossi li presenta in varie loro situazioni personali e familiari, di solito situazioni che hanno a che fare con i conflitti in famiglia, il problema del rapporto con i compagni, il problema degli innamoramenti. E ve ne leggo alcune, così per dare la sensazione di qualche voce che si potrebbe chiamare in causa trattando questo tema dell'età, anche solo un paio. Maura N., lei nei sentimenti, eccetera, tradita. L'iniziarsi alla vita, no, da capo, come sempiterno apprendistato, sta a sé ogni pianto, in povero costato. C'è sempre un continuo essere alle prese con nuove difficoltà, perché la vita è un duro apprendistato e ogni vicenda comporta un dolore a sé. E ancora Sofia V e il suo desiderio di fuga, per ora impossibile, dalle tensioni della famiglia. Tutta nel domani lei si ciondola, se infine da involucro riuscisse, farfalla vulnerata, a disbrogliarsi dalla famiglia e le sue turpi risse. Accanto a grandi classici come Petrarca, come Saba, i moderni e i contemporanei. E non importa se il docente non conosce ogni particolare della vita di Tiziano Rossi, a parte che nella contingenza di questa antologia vi sono anche le istantanee d'autore, che sono brevi ritratti biografici dei singoli poeti. Quello che importa è che si riesca a far arrivare il messaggio che il singolo poeta, con la sua voce personale, ha voluto dare nella lettura di uno stato
dell'umanità, in questo caso l'età adolescenziale con le sue crisi. L'età di mezzo degli uomini in questa rosa di testi è affidata a due voci di grande rilievo della poesia contemporanea, e cioè a Mario Luzi e a Giorgio Caproni. E a me piace soprattutto ricordare Giorgio Caproni, che è qui rappresentato con due poesie, qua anche il Meridiano di Giorgio Caproni, che raccoglie tutta l'opera in versi. Due poesie della sua raccolta forse più toccante, una delle più belle del Novecento, che si intitola Il seme del piangere. Ed è una raccolta dedicata a sua madre Annina, morta da tempo, nella quale Caproni, 47enne, quindi abbondantemente nella mezza età, ricerca quella che è stata la madre da ragazza, da giovane, per poter evocare quello che la madre era di fascino, e quasi la vuole incontrare per fidanzarcisi. Delle due poesie ora non c'è tempo di leggere tanti brani, segnalo la ultima preghiera in cui Caproni si rivolge alla propria anima e le dice: «Anima mia, fai in fretta. Ti presto la bicicletta, ma corri e con la gente ti prego, sii prudente, non ti fermare a parlare, smettendo di pedalare. Arriverai a Livorno, vedrai prima di giorno, non ci sarà nessuno ancora, ma uno per uno, guarda chi esce da ogni portone, aspetta, mentre odora di pesce e di notte selciato, la figurina netta nel buio, volta al mercato. Io so che non potrà tardare oltre quel primo albeggiare, pedala, vola. E bada, un nulla potrebbe bastare di non lasciarti sviare da un'altra sulla stessa strada». Mi è piaciuto leggervi questi versi per far avvertire come, all'interno di una tematica che stiamo seguendo, piuttosto coerente, si possono dare soluzioni formali molto diversificate, in questo caso versi brevi, molto musicali, che cercano rime facili. Lo stesso Caproni le cercava appositamente e programmaticamente, rime aperte, facili, in aree, per evocare tutta questa atmosfera di fantasiosa magia che riguarda la rievocazione della madre da piccola. Con questa bellissima chiusa, dille chi ti ha mandato, suo figlio, il suo fidanzato, d'altro non ti richiedo, poi va pure in congedo, come a chiudere il libro, del ricordo dell'età giovanile della madre dalla sua condizione, di anziano. E proprio alla condizione senile volevo dedicare qualche parola in più. L'abbiamo qui in questa antologia, consegnata a due testi. Il primo, e ne chiedo quasi scusa, è un testo che appartiene alla mia produzione poetica, per far sentire che a volte a parlare di poesia può essere anche un poeta contemporaneo. Io non so se voi che mi ascoltate sarete disposti a riconoscermi questo titolo che Dante ha insignito dell'etichetta del nome che più dura e più onora. È una poesia dedicata a un'anziana signora ricoverata in una casa di riposo, e anche qui, come ha fatto Saba con la battuta della sua bambina, mi è piaciuto rapire le parole stesse e fotografare i gesti di un'altra vecchina, perché sono le cose che alla fine parlano, con la voce che può risuonare dentro di noi e rimanere anche dopo che noi avremo preso congedo. E quindi leggo questa poesiola tratta da una triade di poesie intitolate Casa di riposo, il balcone. E questa solitudine, piangendo, non la si vince, professore, non la si vince. Più tardi, invece, e questa solitudine si vince anche, che vuole, si prende quello che viene,
e anche la si vince, ma è, piangendo, che non ho notizie. Ormai non so più niente di nessuno. Cosa sarà di loro? Ormai i miei genitori sono anziani. Io ho già compiuto e passato i 90. Un'altra novantenne in corridoio si culla, stretto al petto, il bambolotto in cui vede un neonato. Ecco la decadenza e la mancanza di lucidità che ti fa dimenticare che i tuoi genitori si sono ormai spenti da tempo. Una novantenne non può contare di avere molti genitori ancora sulla faccia della terra, e un'altra che come una bambina culla un bambolotto, ma nello stesso tempo lo culla come se fosse la mamma in una situazione che non è più in realtà una situazione reale. In controluce, e cioè a confronto con un testo che parla così della senilità, abbiamo voluto mettere la nota introduttiva di una raccolta che parla interamente di senilità, La casa delle fate, questa raccolta di Cinzia Marulli. È una raccolta che nasce così. Leggo direttamente dalla nota dell'autrice. Per circa 2 anni ho portato avanti un laboratorio di poesia all'interno di una casa di riposo per donne anziane. L'idea di questo laboratorio è nata spontanea dopo un breve ricovero di mia madre presso una di queste strutture. In questo luogo che mia madre stessa chiamò la Casa delle Fate, durante le mie visite ho iniziato quasi per gioco a leggere alle signore ospiti alcune poesie. Mi attendevano ogni giorno pronte ad ascoltare i testi che avevo preparato per loro, per poi lasciarsi andare ai ricordi, alle chiacchiere e perfino alle risate. La poesia le aveva rese nuovamente vive e loro erano felici. Ho scritto questa raccolta per ricordare, perché penso che occuparsi dei nostri anziani sia un dovere, ma anche e soprattutto un diritto, e come tale deve essere riconosciuto e sostenuto. Non è un libro di denuncia, ma l'intento pretenzioso di parlare di qualcosa che in genere è taciuto, la vecchiaia. Dedico dunque questi miei scritti a tutti noi che diventeremo vecchi e alle nostre famiglie, affinché si ricordino che l'amore è importante e sul finire della vita diventa assolutamente necessario. Tante cose vengono insegnate da queste poche righe. Intanto che la poesia è consolazione, lo dicevamo in una nostra precedente conversazione, e che può essere addirittura un fomite di felicità anche per persone che la felicità l'hanno ormai dimenticata. E poi che l'amore e l'attenzione sono necessari in ogni fase della vita, anche in quelle che noi diamo ormai per fasi terminali. E che la poesia può costituire questo elemento di riscaldamento. La Cinzia Marulli ha anche poi trasformato in singole poesie sue personali gli incontri con queste persone anziane che fruivano delle poesie che lei portava di altri autori a leggere nel laboratorio. E quindi anche una sua poesia merita qui di essere ricordata, prima che andiamo a chiudere su un altro punto focale di un altro poeta importante. C'è il camino acceso che illumina l'inverno nel volto antico delle bambine. Sono tutte sedute quasi in circolo sulle rughe della loro vita. Gli occhi aperti che cercano attenzioni, aspettano i visitatori, i figli indaffarati, il cuore grande dei nipoti. Mangiano i dolci portati per convenienza. Vorrebbero volare come ballerine. Alcmane. Ma hanno bisogno di aiuto anche per bere un sorso d'acqua. Ognuno a raccontare la propria storia, a nascondere i dolori. Sono belle tutte insieme, sono belle e tristi le bambine, e la signora morte neanche si nasconde mentre le guarda per decidere chi portare via per prima. Ma come dice Nanni Moretti in un suo film, La messa è finita, quando il sacerdote viene messo in un angolo e quasi trucidato da una banda di teppisti, prima di morire voglio farvi sentire qualcosa di bello, e recita l'incipit del paradiso.
Così, prima di andarsene con la signora morte, queste signore hanno avuto la consolazione di provare ancora un po' di felicità grazie all'aiuto dei versi. E voglio chiudere su una nota di mezza età, forse perché è una nota che riguarda anche me, come vedete, anzi più che mezza, tre quarti di età ormai, ma anche perché mi consente di riprendere un discorso che mi sta a cuore, e cioè il discorso dei poeti non necessariamente canonizzati, il diritto sostenuto già da insigni poeti come per esempio Eliot, di avere delle proprie preferenze anche nei poeti meno, diciamo così, riconosciuti come grandi voci di una stagione. E il discorso che mi è più caro ancora è quello dei libri cosiddetti da conversione. Io credo fermamente che nella vita di ciascuno di noi che ci occupiamo di lettere, di letteratura, sia annidato da qualche parte, in qualche momento, un libro inatteso che dirotterà la nostra vita in una direzione nuova e diversa. Per me è stato così dapprima con l'incontro con un poeta tardo antico, quello Rutilio Namazziano di cui vi dicevo, che mi ha fatto diventare un latinista. E il secondo grande incontro è stato con Angelo Maria di Pellino, slavista di Roma e poeta. Ho scoperto una volta, per caso, in una libreria antiquaria di Trieste un libro che non avevo, si intitolava Lo splendido violino verde. Me ne sono così innamorato da interrompere tutti gli altri studi che avevo e dedicare alcuni anni all'approfondimento di questa voce. Voce poco conosciuta, ma voce veramente interessante. E voglio chiudere con una sua poesia tratta dall'ultimo suo libro, Autunnale Barocco, edito da Guanda nel 77. Ripellino muore nel 1978, cinquantenne. Una poesia curiosa come configurazione che ci dice un'altra cosa importante della poesia. La poesia è anche capacità di mettere in posa un aspetto della realtà, capacità di stilizzarlo, sottrarlo al suo consumo nei giorni e nel banale del tran tran quotidiano e renderlo una gemma che può toccare, che può risplendere, che può parlare a tanti contemporaneamente. E quindi chiudo con questa poesia di Angelo Maria Ripellino, tratta da Autunnale Barocco, che parla della tarda età. È una poesia tratta da una lettera che una sua amica di Praga gli scrive da oltre Cortina dopo che è passata l'invasione sovietica e che ha separato definitivamente Ripellino, rimasto poi in Italia, dall'oggetto dei suoi sogni, la città di Praga. L'opera più famosa di Ripellino è Praga Magica, un libro edito da Einaudi. Una grande fantasia su tutti gli aspetti culturali della città di Praga. E lo prega di cercare di trovare un sistema per scavalcare i divieti e i muri e far passare al di sopra dei muri l'affetto, perché l'affetto, che è spesso al centro della manovra poetica, è qualcosa che conta in tutte le stagioni della vita, ma soprattutto nella stagione che volge verso la luce del tramonto. Ripellino all'epoca faceva anche il recensore di spettacoli sperimentali dei teatrini e si fa riferimento a questa sua attività di recensore dei teatri d'avanguardia quando si parla di teatrino muffito. La voce è quindi quella di questa attrice, Zora Girakova, che Ripellino ha trasformato da una lettera ricevuta in poesia valida per tutti noi. Sono qui ad aspettarti e mi pare di attendere invano il ritorno del corvo. Dubito che si possa rischiarare questa nostra epoca torbida. Ti immagino dentro un teatrino muffito, in una accigliata cantina. Non vorrei rivederti avvizzito, avvolto di naftalina. Torna, giovane. Mi vestirò di pervinca. Balleremo un'intera estate uno struggente valzer di Glinka come in vaporose stagioni passate.
ma ora cade la neve. Sono già 50 anni che cade sulla nostra vita ed è tetro il domani. A parte le angustie e gli affanni, mi sento ridicola come un parrucchiere per cani. Ma affrettati, affrettati nella città del tuo sogno. Molti ti pensano con malinconia ed io ti aspetto. Siamo ancora vivi e ci assilla un bisogno di gioia, di calore, di affetto. Un imperativo che potremmo chiamare un imperativo dell'irrealtà o dell'impossibilità. Torna giovane. Sono 50 anni che viviamo, siamo ormai verso la fine della nostra stagione, ma ci sono ancora i legami d'affetto che fanno scrivere una lettera tanto bella, che fanno trasformare una lettera in una poesia di 5 quartine con rime alternate. C'è tutto quel sentimento che si esprime, pardon, nel verso finale, nel distico finale. Siamo ancora vivi e ci assilla un bisogno di gioia, di calore, di affetto. E vi ringrazio.